Instant Focus, come promesso, parliamo di Regno Unito e parliamo con un amico da Londra, Alessandro Allocca, e tra le altre cose collaboratore di Repubblica. Alessandro, ben trovato in nostra compagnia, buongiorno. Buongiorno, grazie a voi, grazie a te per l'invito, Giacomo. Allora, innanzitutto, come sempre, ti chiedo dove ti trovi questa mattina, dove ci hai portato? Sì, alle mie spalle c'è il Tamigi, giornata uggiosa, mi dispiace, anche se ovviamente rientra un po' negli stereotipi della capitale inglese, però fino a ieri c'era un bellissimo sole, un bellissimo caldo, però da oggi siamo entrati proprio in atmosfera autunno, quindi alle mie spalle il Tamigi e dietro, che si può intravedere, c'è lo Shard, il grattacielo più grande, più alto d'Europa, peraltro disegnato da Renzo Piano, però non so se si riesce a vedere bene perché ovviamente è tutto un blocco di acciaio e vetro, quindi riflette un po' questa luce un po' strana. Eh sì, sembra, insomma, la luce più o meno è allineata con il monumento, quindi insomma diciamo che con il sole, come dici tu, sarebbe stato più evidente, però si vede, insomma, ci mancherebbe. Allora, Alessandro, io partirei, se sei d'accordo, da una fotografia che mi hai girato proprio poco fa, insomma, prima del live. È una fotografia di un cartello: "We are temporarily experiencing a shortage of some menu items", cioè sostanzialmente dice: al momento potremmo non avere tutti gli ingredienti per realizzare i nostri menu. Ci scusiamo e insomma vi ringraziamo per la vostra pazienza. Correggimi se sbaglio, questa sostanzialmente è la traduzione sostanziale. Ma chi è che ha esposto questo cartello, immagino, insomma, lì a Londra? Sì, confermato il testo, la traduzione, ma soprattutto chi è che lo ha messo? Giustamente la domanda che mi stai facendo è McDonald's. Ah. Quindi particolarità di questo cartello è che una, se non la più celebre catena di fast food al mondo, ovviamente presente anche nel Regno Unito, da qualche giorno ha posizionato questo cartello all'interno dei propri punti vendita. Non voglio chiamarli ristoranti, però chiamiamoli, ecco, fast food. E qual è la particolarità di questo cartello? Che potrebbe in un certo senso non dare adito a nessuna cosa, ma che in realtà si traduce in una sorta di peggioramento di quello che era previsto ed era stato detto nel corso degli ultimi giorni, ossia che materia prima ce n'era all'interno dei supermercati, che benzina, visto che nei giorni, nelle settimane passate si è parlato tantissimo della crisi dei carburanti nel Regno Unito, ce n'era. Il problema era semplicemente legato alla mancanza di manodopera, di trasportatori, che con la pandemia e con la Brexit molti di loro sono rientrati nei paesi di origine, soprattutto nei paesi dell'est. Quindi il problema sembrava legato semplicemente alla manodopera. In realtà la manodopera manca, ma da qualche giorno a questa parte sta iniziando a mancare la materia prima. E come dicevamo, Giacomo, se una catena di fast food tra le più organizzate come McDonald's inizia ad allertare i propri clienti dicendo che potrebbero mancare degli ingredienti per i propri menu, allora c'è da preoccuparsi, perché questo tipo di criticità potrebbe andare a cascata anche nei supermercati, fino ad arrivare all'ultimo ristorante di quartiere, con ovviamente conseguenze negative per il cliente finale. Quindi sostanzialmente il rischio può essere ipotizzabile come scenario che l'esercito, lo abbiamo anche scritto nel nostro titolo, non solo si sostituisce ai camionisti, agli autisti per il trasporto del carburante, ma anche, e quindi indirettamente, per far sì che le materie prime proprio per la realizzazione dei menu dei ristoranti di McDonald's, anche in questo caso ci pensa l'esercito. Autisti che, come diceva Alessandro, erano per la maggior parte stranieri, quindi nel Regno Unito, in particolare nell'Europa dell'Est, che hanno dovuto abbandonare il paese causa Brexit. Io non so se il paragone che sto per fare, Alessandro, è calzante, ma a me viene in mente Gigio Donnarumma, il quale se ne va dal Milan perché dice: ho altri obiettivi, voglio andare a guadagnare di più, vado al Paris Saint-Germain per vincere la Champions, e poi però si ritrova in panchina. Più o meno a me viene da pensare che, tutto sommato, la Brexit per il momento
si avvicina a questa situazione del tipo vogliamo abbandonare l'Europa perché abbiamo altri obiettivi, e però fino a questo momento è vero che poi i media riportano più quello che va male, non quello che va bene, lo sai meglio di me. Però, insomma, da quando c'è stata la Brexit c'è stato un problema dopo l'altro e questo si va ad aggiungere, insomma, il problema degli autisti che può sembrare quasi un problema minore, ma in realtà non lo è perché appunto poi si va a generare situazioni di questo tipo, sia a livello di carburante, sia a livello di materie prime, anche banalmente per un ristorante, una catena di ristoranti così forte, così potente come McDonald's. Non so se questo paragone ci sta secondo te oppure no. Sì, ovviamente è un paragone calcistico, per dare un tocco di colore a questa nostra conversazione, ma secondo me ci sta benissimo, nel senso la scelta, quella fatta ormai nel 2016 di abbandonare l'Unione Europea pensando poi di diventare più forte. Allora, ad oggi io non te lo so dire, nel senso la Brexit si è attuata ufficialmente a partire dal 1 gennaio, quindi adesso siamo nel decimo mese del post-Brexit. Questo è un processo politico, sociale, economico che prima di poter dire ok, Brexit ha avuto un successo in maniera positiva oppure è una disgrazia per il paese, secondo me bisogna attendere È presto, quantomeno, sì, certo. infatti almeno 2 o 3 anni, però sicuramente i fatti che abbiamo raccontato prima, la situazione, il periodo storico anche legato dalla pandemia, sta andando contro ai piani del governo di poter instradarsi verso una gestione totalmente staccata dall'Unione Europea, ma non tanto parlando di Londra e Bruxelles, ma proprio di manodopera straniera. Come abbiamo visto, al Regno Unito serve la manodopera straniera. Nelle scorse settimane Downing Street ha autorizzato dei visti speciali proprio per gli autotrasportatori, per invitarli a tornare nel paese, però sono visti speciali per appena 3 mesi, tant'è che hanno risposto in appena 27 persone, quindi in un certo senso è una scelta per la quale Downing Street non vuol tornare sui suoi passi dicendo guardate abbiamo sbagliato, tornate a lavorare da noi. Non lo può dire ovviamente perché altrimenti non Certo. rispetterebbe diciamo, delle colonne portanti della Brexit. Quindi allo stesso tempo dice ok, vi stiamo dando questi visti per 3 mesi, venite a lavorare. Però per 3 mesi, ma chi mai viene in un paese per poi tornare nel paese d'origine non ha neanche il tempo materiale di potersi radicare, anche coloro che magari già lavoravano qui, che sono tornati nei paesi d'origine, come ci dicevamo prima, a causa della Brexit, a causa della pandemia, ma che ormai si sono radicati lì, anche magari in paesi dove magari la situazione economica politica forse è meno stabile del Regno Unito. Però ormai la decisione l'hanno presa e di certo non rientrano qui per appena 3 mesi. Serve come soluzione, a mio avviso, anche se ovviamente non sono un politologo, tantomeno un governatore di un paese come il Regno Unito, serve un sistema di agevolazioni del flusso migratorio, non dico quasi come pre-Brexit, perché ovviamente significherebbe proprio annullare completamente la decisione presa dal referendum, però sicuramente aprirsi in maniera più propensa agli altri 27 stati membri, perché altrimenti, come abbiamo visto, file alle stazioni di servizio, mancanza di materia prima nelle catene di fast food, mettiamoci anche l'aumento del gas, ma che è una questione europea, quindi il rischio è che il 2022 sarà un anno davvero critico per il Regno Unito. Peraltro leggevo anche, insomma, alcuni passaggi, perché poi, insomma, la carenza di personale per gli autotrasportatori è solo una parte, poi leggevo che c'è anche carenza di personale in agricoltura, negli impianti di lavorazione della carne, e Nick Allen, il capo dell'associazione dei produttori di carne, ha rinnovato l'allarme per una carenza di cibi delle feste a Natale, ha detto probabilmente bisognerà importare tacchini francesi, che insomma, cosiddetto così sembra può strappare un sorriso, ma in realtà è tutto vero. Volevo chiederti, prima di voltare pagina e di vedere un po' che cosa invece dice Boris Johnson,
della situazione. Volevo chiedere se tu personalmente, in quanto comunque abitante di Londra, ti accorgi nella vita di tutti i giorni, insomma, di queste defiance, se effettivamente vedi con i tuoi occhi gli scaffali vuoti nel supermercato, se effettivamente vedi con i tuoi occhi magari le file, insomma, davanti ai distributori di benzina o anche distributori di benzina vuoti, perché non c'è nessuno, perché non c'è benzina, non c'è rifornimento. Allora sì, confermato, sono stato testimone di file ai benzinai, non perché stessi andando a fare benzina, ma perché ci passavo di lì e quindi vedevo comunque queste code di auto. Nei supermercati, sono sincero, non c'è ancora quella sensazione che sta mancando la materia prima, perché comunque questa è una criticità che si è venuta a creare nel corso degli ultimi mesi, quindi se pensiamo ai prodotti a lunga conservazione con scadenza nel 2022, quindi dai magazzini centrali fino ai supermercati stanno arrivando e lì possono rimanere ancora per qualche mese. Qualche criticità c'è sul fresco, quindi parliamo di frutta, verdura proveniente soprattutto dagli altri stati membri o anche da fuori Europa. È grande, grandissima criticità, ma vorrei parlare anche di disperazione, consentimi questo termine che non è per nulla esagerato, da parte dei ristoratori alberghi che non riescono ad avere manodopera, personale del settore hospitality nel Regno Unito è completamente sguarnito, dai camerieri agli assistant chef, alle receptionist, a persone che possono lavorare per l'appunto nel settore dell'hospitality. Ogni giorno mi imbatto in centinaia di richieste di offerte di lavoro che vengono inviate non solo ovviamente sul territorio del Regno Unito, ma anche in tutta Europa, e tantissime sono andate anche in Italia e sono tornate da coloro che lavoravano già qui e che sono però rientrate in Italia. Conosco tantissimi ristoratori che hanno richiamato i loro ragazzi perché rientrati in Italia durante il lockdown, quindi ovviamente approfittando del momento di chiusura hanno preferito vivere il lockdown con le loro famiglie, non sono più tornati. Questi stessi ristoratori li stanno invitando a tornare qui, ma purtroppo con la questione del nuovo schema appunti in cui c'è una burocrazia molto ferrea, molto complicata per tornare, per venire a lavorare qui nel Regno Unito, ecco, questi ristoratori, questi albergatori sono effettivamente sguarniti di personale e sono nella disperazione totale perché non riescono a completare i turni di lavoro, devono chiudere alcune ore proprio perché non hanno personale. Calcola che qui, come puoi immaginare, essendo una città cosmopolita, di solito si apriva alle 9 di mattina un ristorante medio per breakfast, sì, e si chiudeva a mezzanotte e i cicli di lavoro erano continui. Adesso invece molti di loro devono chiudere subito dopo pranzo per 2, 3, 4 ore perché non hanno personale. Ovviamente quello che hanno, il poco che hanno, si deve pur riposare. Peraltro c'è Pasquale che ci scrive e dice, ma forse la mia è una domanda stupida, ma la manodopera fatta dagli inglesi, cioè il senso è, dice, ma non c'è manodopera, ma questi inglesi che fanno? Dice, cosa fanno? Battutaccia, un altro amico scrive, probabilmente bevono il tè, ovviamente questa è una battuta, insomma, anche un po' per alleggerire, tutti a lavorare nella city, si domanda Pasquale. Sicuramente poi, non so se vuoi provare a dare una risposta all'amico, sicuramente sì. Dicevo, poi passiamo anche alla secondo argomento delle promesse di Boris Johnson, il quale si è tornato a parlare e in qualche modo per la ripresa delle attività dopo l'estate, dopo insomma gli europei eccetera eccetera, e ha fatto una promessa un po' berlusconiana, se vogliamo, ma forse non è questione di Silvio Berlusconi o meno, è questione di promesse da parte dei politici, stipendi alti e tasse basse, molto semplice, insomma, fosse così sarebbe un paese perfetto. Alessandro.
Allora, rispondo a Pasquale che in realtà non ha posto una domanda stupida, ovviamente noi ci giochiamo sopra come abbiamo fatto prima, dando anche un po' di tocco di colore che non guasta mai. Ha posto una domanda intelligentissima, perché nei piani di Downing Street, ovviamente non messi nero su bianco, quindi scritti, però nei piani di Downing Street c'era quelli, ok, la popolazione ha scelto di uscire dal Regno Unito, adesso puntiamo sulla forza lavoro a disposizione del Regno Unito. Però storicamente, e non parlo degli ultimi anni, ma parlo proprio di decine e decine di anni, ci sono alcuni settori molto importanti dove gli inglesi non hanno mai lavorato, quindi dalla raccolta di frutta e verdura all'interno dei campi, da dove venivano soprattutto manodopera stagionale da paesi dell'est, l'hospitality era un settore prevalentemente curato da italiani, greci, spagnoli, francesi, e poi la stessa cosa degli autotrasportatori, c'è anche in questo caso una prevalenza di lavoratori dei paesi dell'est. Quindi, come puoi vedere, sono tre settori molto importanti che si sono ritrovati sguarniti, e allo stesso tempo uno non c'è richiesta da parte degli inglesi di coprire questi ruoli, perché quasi non sanno neppure come coprirli, e secondo poi perché nel corso proprio di questi ultimi decenni, come ben noto, l'inglese medio si è dedicato di più verso l'aspetto della finanza, magari qui a Londra, un po' meno nel resto del Regno Unito, perché lavorano anche nelle fabbriche, nel settore metallurgico, chimico, però qui a Londra tantissimi hanno seguito il percorso della finanza, quindi di conseguenza tantissimi ragazzi non hanno quel senso di lavorare nel pub, nel ristorante e studiare. Credo che si dovranno tirare su le maniche se ad un certo punto i genitori, anche loro presi in un momento di crisi economica, perché ovviamente se la crisi colpisce il governo centrale la ricaduta arriva fino all'ultimo dei cittadini, quindi credo che dovranno in qualche maniera, o come ti dicevo prima, rivedere completamente la storia dei visti e quindi il flusso migratorio dall'estero, agevolarlo, oppure se vogliono puntare sulla manodopera interna inglese devono fare delle leggi ad hoc, ma anche in questo caso ci vuole del tempo e soprattutto ci vuole una preparazione tecnica da offrire a queste persone. Tanto mostro anche agli amici a casa la notizia che ci davi poco fa sugli autisti del Regno Unito, che è come se avessero lanciato un vaffa al Regno Unito stesso, dagli autisti UE, un vaffa al Regno Unito della Brexit, solo 127 chiedono il visto temporaneo di lavoro per superare la crisi della mancanza di carburante. Londra concede un permesso di soggiorno di 6 mesi con applicazioni che sono pochissime, notizia da Europa Today, un'offerta non interessante, ce lo insomma ricordava Alessandro proprio poco fa. E allora, prima di chiudere, spiegaci un po' questa uscita, insomma, questa dichiarazione da parte di Boris Johnson, quantomeno se effettivamente quanto da lui promesso, stipendi alti, tasse basse, è effettivamente qualcosa che è in grado poi di mantenere, o se è semplicemente uno dei tanti slogan elettorali, politici, come spesso ci è capitato di osservare anche a noi in Italia nel corso degli anni. Allora, l'annuncio, mettiamolo così, è stato fatto durante il discorso conclusivo della conferenza dei conservatori a Manchester, quindi di fronte ai suoi, diciamo, sì. Effettivamente qual era il luogo e qual era l'occasione, quindi diciamo si trovava in un ambiente abbastanza familiare. La promessa l'ha fatta, e se riuscirà a mantenerla, come ti dicevo prima, purtroppo non te lo so dire, non ho la palla di vetro magari, però ha da questa promessa aggiunto anche un'altra frase che ha ammesso soprattutto, ci vorrà tempo. Quindi, come ti dicevo prima, adesso c'è una presa, una consapevolezza, anzi, da parte di Downing Street, da parte del primo ministro, che tutte quelle certezze, quelle sicurezze che aveva il governo di Boris Johnson nel corso degli ultimi mesi, fino all'uscita ufficiale del Regno Unito e poi con questa doccia fredda che non riguarda solo il Regno Unito ma tutto il mondo della pandemia, ecco, diciamo, queste certezze sono andate a calare mesi dopo mesi,
fino ad arrivare a un momento, quello di ieri, che durante il discorso conclusivo ha fatto sì questa promessa, è nei piani, però allo stesso tempo io evidenzierei molto di più, diciamo, l'ammissione a conclusione ci vorrà del tempo. Quindi è consapevole che il Regno Unito è in una morsa, Brexit da una parte e pandemia dall'altra, nella quale è davvero difficile uscire in tempi brevissimi. E già questa presa di posizione, questa consapevolezza, in un certo senso, anche se può apparire strano, però ci fa respirare a noi cittadini, perché abbiamo anche noi la consapevolezza che al governo ci sono comunque sì delle persone che magari l'hanno sparata grossa, però allo stesso tempo sanno effettivamente che non bisogna scherzare dai prossimi mesi, ma anche negli anni a seguire, perché il rischio è proprio che queste promesse non vengano mantenute e non si riuscirà a mantenerle. Quindi bisogna davvero fare i conti, a mio avviso, non più solo come Regno Unito, ma sì con un paese che ha deciso di uscire dalla Brexit, ma che comunque continua a vivere all'interno di un continente, anche se dal punto di vista geografico, però a mio avviso lo deve anche considerare dal punto di vista politico e sociale. Non si parla più di entità separate come era nei piani di Downing Street. Grazie davvero come sempre ad Alessandro Allocca, Repubblica da Londra, e con cui spesso ci colleghiamo per farci raccontare un po' quello che accade appunto nel Regno Unito. Caro Alessandro, buon proseguimento di giornata. Grazie, ci sentiamo a te, Giacomo, presto. Grazie a voi.